10 tipi di polenta. Chi è che mangia tutte? Serafino. Ma a me c'entra niente. Mi sono chiedato perché avevo visto la televisione. Vabbè. Allora. Tachindele, Tachindele. Ma so, mi sono sognato. Tachindele, era. Serafino, o che pensa a tutte così. Vabbè, non dice, beh, Serafino, sono. Tachindele. La carbonera. Te mai, l'hai mai mangiata? Ti... No, sono anche la carbonera è una specialità. Come, è una specialità del Trentino. Sai che non no, l'ho mai mangiata, no. La polenta no, carbonera. Allora, lei in poche parole, gendren. Vabbè, burro a volontà. Proprio. Salsiccia. Inchicostolter, che te lo dico. Inchicostolter. Ah, che è la, proprio la ricetta segreta. Sì, che è una ricetta. È il carbon? Il carbonera? No, la carbonera, perché carbonera? Perché è negra? No, non è, no, è fatta con, penso, delle farine, sì. Quelle lì. Però anche no, la polenta zaragna. La polenta zaragna la farò. 10 tipi di polente che non la polenta taragna. No, ho capito, ma no, non può essere taragna. Scusa, sei d'estoro? Vabbè, ma la fa. La dici me. Sei d'estoro, me la fai staragna? Di Storo, te sai perché è di Storo, tu lo sai. Perché la fa la Storo. Perché la fa la Storo. E come la fa la Storo? Sa, macinata pietra. Ah, no, questa una... chicchi di granoduro macinato a pietra. Ah, credo che durevano del semolino. Cui pela per... Il semolino. E grigliere per forza. Cioè, come lingua cui pela. Ecco, viste che siamo in vena di stupidate, come insieme ci vede, perché sennò chi... Se no finisce. Cosa vuoi capire, non va a finire. Serafino! Ecco, no, almeno in quel, dai, la prima volta quel. Che te vedi. Mi ricordi qui, allora, mi fai. Punti là in camera, alzi, ciak, buona la prima. Ciak, buono alla prima. Grande Serafino, fiele, professionista. Parche chi ci dice? Studiate, La studiate, sì, te che spiegate. Mi sono preparato, ho visto tutto il video. Va bene, è la prima volta che vedi, mi pare. Lui no, sì, ti sarà la dodicesima. Sì, sì, no, la seconda. Seconda appena. Ma sembra di che... Che dagli più sulle spese, allora. Non ti inviti mai. Come ho, ti inviti mai, voilà. No, dai. Scherzo. Allora, abbiamo cominciato la trasmissione, ragazzi. Sì, quindi... Sì. Ah, sì. Ah, boh. Sempre siamo in diretta. Seri. Ospiti di oggi, Serafino e Mario dell'associazione Noi per Voi, Sant'Angelo Rodigiano. E siamo qua per parlare della fantomatica sagra della polenta che si terrà, Mario... Il 20, 21 e 22 di ottobre e la settimana dopo 27, 28 e 29. Che sono venerdì, sabato e domenica. Cupolone. Venerdì, sabato e domenica. Esatto. Al cupolone. Quindi 2 settimane, 6 giorni di sagra. Sì, giusto. Sì, della sì, polenta. In più, sabato e domenica. Ma fatti. Dalle... No, è giusto per chiarire. Sabato e domenica c'è anche la versione pranzo. Dalle 12 alle 15. Secondo te me la sei vino? Lo so. Fammi fare roba. Allora, sagra della polenta. Sulla sagra della polenta c'è stata un po' sta storia del mistero che ti mi ha mandato subito il messaggio. È vero. E mi hai svelato l'arcano, perché all'inizio era in un'altra data, poi per non accavallarsi giusto con la sagra che c'era a Borghetto, avete semplicemente spostato la data. Assolutamente. Quindi questo è il grande mistero che si era... Sì, ma il mistero è stato fatto per tirare l'attenzione. L'attenzione, tutto calcolato. Cioè, sì, abbiamo studiato i media e sapevamo che facendo questo... diciamo blef, suscitava e si spargeva la voce. Perfetto, infatti la voce si è sparsa abbondantemente, anzi oggi cercheremo di spargerla ancora di più. Quindi parliamo un attimo di sta sagra della polenta. Allora, intanto gli orari quali saranno, Mario? Gli orari sono dalle 19 alle 23, mi sembra. 24. Ok, gli appunti. Dalle 19 alle 24, poi sabato e domenica, come dicevo, c'è anche la versione pranzo, quindi dalle 12 alle 15. E poi sempre dalle 19 alle 24. Perfetto, quindi questa sagra si terrà al cupolone di Sant'Angelo, sì, in via Forze dell'Ordine. Via Forze dell'Ordine, certo. Dietro al Campon o di fronte al Campo 2. Ecco. Ok. E ci sarà quindi questa sagra con un sacco di tipi di polente diverse. 10 tipi. Ok, polenta di
Storo. Ecco, l'Enoco è la Taragna. Non è quella Taragna, è quella di Storo, Trentino. Quindi, macinata a pietra. Macinata a pietra, bio, cioè c'è tutto un meccanismo un po' particolare, insomma. È fantastica. Ok, e tra i vari 10 tipi di polenta, ricordavi prima? La carbonera. La carbonera che ha come ingredienti. Che ha come ingredienti. Allora, lebuna. Farina di mais. No, so che c'è la salsiccia, però di preciso gli altri ingredienti non li sappiamo. Di non li sappiamo perché non li dicono, perché segreto, è una ricetta. È il segreto della la ricetta, carbonera. È giusto che sia così. Allora, oltre alla carbonera, leggo perché fammi prima, ci sarà la polenta classica accompagnato da cinghiale, sì, brasato, dalla esatto, cavalina. La cavallina? Come la cavallina? La cavallina la è... cavalla... No, la cavalla... di cavallo, no. Sì, è carne di cavallo, viene fatta con la carne di cavallo, è tipo un ragù con la carne di cavallo, ma non è un ragù, perché c'è appunto la carne di cavallo macinata, verdure, sedano, lebuna. È speciale, lebuna, no. L'abbiamo anche assaggiata, Lui le chiede di assaggiatore. Abbiamo assaggiato ed è buono. Perfetto, poi ci sarà quella col cotechino, con la raspadura, con la salsiccia, col gorgonzola, con i funghi e anche quella fritta. Quindi che ne è per tutti i gusti, tranne la Taragna. Taragna purtroppo. No, la Taragna no. Purtroppo la Taragna non la fanno perché non è nel loro repertorio. Perché le d'Estoro. Ecco, quindi oltre alle polente vedo che ci saranno anche salumi nostrani, vini rossi e bianchi, sì, snack e bibite, il Luna Park e il mercatino. Sì. Su Luna Park e mercatino... Allora, dobbiamo ancora definire alcune cose per quanto riguarda le autorizzazioni così. Allora, il nostro intento è di mettere appunto dei gonfiabili per l'attrazione per i bambini, perché giustamente se i genitori vogliono venire a mangiare la polenta, i bambini... Cioè dopo un po'... Cioè fammi spendere un po' di danea sui gonfiabili. Quindi, quindi la nostra idea è appunto di mettere... Stiamo un po' valutando per le autorizzazioni con il comune che ci vogliono, dovremmo farcela con i gonfiabili e con dei gazebo, con dei mercatini artigianali. Con delle bancarelle di artigianato comunque. Sì, artigianato. Ok. Ci siamo dimenticati qualcosa? No? No. Però, ecco, a proposito di mercatini, te vedi? Ah, ecco, esatto. Tra poco arriverà Santa Lucia e l'associazione Noi per Voi organizzerà... Il mercatino di Santa Lucia. Ok, che quindi... Si farà... Martedì 12 in Piazza Libertà. Non lo faremo più in Via Partigiani, ma quindi lo faremo in Piazza Libertà e Via Umberto. Via Umberto, quindi dal semaforo dal per semaforo intenderci fino al castello diciamo. Okay. Perché così ci agganciamo al villaggio di Santa Lucia organizzato da Fiesta Brava, che lo farà nel castello. Ok, lì è Fiesta Brava o Prolocoli? Questa brava. Chi? Come ci fa fatica? No, stava tra beh, io sapevo Fiesta Brava, se poi dopo c'è la Proloco. Sì, sarà tra 10 minuti arriva la Patrizia sì, esatto, e ci spiegherà. Così ti dirà. Penso che sia Proloco e Fiesta Brava. Okay. E Serafino, la tua polenta preferita, scusami. Vista che ti hai assaggiato di tutto. Allora, la classica è quella col gorgonzola. Con il gorgonzola. C'è anche invece, parlemese come noi. A me piaceva anche polenta, funghi e luganeghino. Quello lì è buono, ma però... C'è, mi sembra sbagliato. Che è quella con i funghi e quella con la salsiccia. Ma facciamo le modifiche, no? Ma si può mettere insieme, Si facciamo fare le modifiche. Però mangia con Stark invece che è buono. Quello lì è buono, sì. Per prenotarsi bisogna riservare il tavolo, si può accedere online. Si prenota online, può anche accedere. Può accedere alla struttura. Allora, per prenotazioni sono online. Ok, poi metterò io i link. Sì, metterai il link. O altrimenti uno viene là e... Però se uno vuole avere sicuro il tavolo, eccetera, sì, conviene prenotare con largo anticipo. Perché nel giro di una settimana o forse più c'è un interessamento di 2700 persone. Oh, fischio, quindi porterà un po' di movimento, sì, diciamo. Sì, assolutamente, sì. Perfetto, così portiamo un po' di gente a Sant'Angelo, che così valutiamo il paese. Prenotazioni non li so ancora, anzi sentirò chi gestisce, diciamo, la pagina e vedrò come sono messi.
diversi, però visualizzazioni, interessamenti, giusto, si dice così, tu che sei... Sì, vabbè, sì, interessa sull'evento, sono... ma quel conta poche, bisogna prenotare e pagare. Di... Bravo, vabbè, però è perché l'hanno visualizzato. No, no, ma ho visto giusto. Che c'è molto interesse su questa cosa. Beh, comunque speriamo. È un bel evento evento che stanno facendo dappertutto, finalmente... Portiamo qualcosa anche a Sant'Angelo di nuovo, perché è la prima volta che si fa questa tipologia di cose. Tu sai che noi per voi è per i grandi eventi, no? Quindi Chi è per i grandi eventi? I grandi eventi, sennò quante milioni di volte che l'ho sentito. Ma però, noi siamo per gli eventi normali, sì, perché i grandi eventi? Eventi non strani. Non noi strani, noi erano strani. Cioè eventi dove porta la gente a... Ok, quindi... Ricordiamo 20, 21, 22, 27, 28, 29, 29. Quindi venerdì, sabato e domenica. Venerdì, sabato e domenica, alla sera dalle 19 alle 24, il venerdì e anche tutti gli altri giorni, sì. Mentre il sabato e la domenica anche a pranzo dalle 12 alle 15. 10 tipi di polente, salumi, di tutto. Mercatini. Gonfiabili e divertimenti giochi, per attrazioni i per i bambini. Sì. Quindi vi aspettiamo. Bene, vi aspettiamo numerosi. Noi siamo pronti. E noi siamo pronti.